Violanti Truck e San Salvo Diesel inaugurano il nuovo polo Mercedes-Benz Veicoli Industriali a San Salvo, riportando contemporaneamente sia i servizi di vendita che di assistenza truck della Stella Tedesca sul territorio. Questa partnership tra le due realtà racconta di un incontro tra due storie imprenditoriali indipendenti tra loro, ma con una filosofia in comune, quella che vede la dimensione quotidiana del lavoro strettamente legata a quella della famiglia e del territorio. Storie di sacrifici e di scommesse che a volte diventano storie di successo positive per l'economia locale. Noi oggi inauguriamo il centro autorizzato Mercedes-Benz come officina, quindi sarà un punto di assistenza. E presso la nostra sede ci sarà l'ufficio vendite della Piolanti Truck, che ci aiuterà in questa ardua impresa, speriamo. La nostra storia nasce con i nostri genitori più che da noi, perché nel lontano 1975 i nostri genitori fondarono questa impresa, che allora era piccola, quindi minuta, e poi negli anni è cresciuta grazie a loro, grazie alla loro voglia di lavorare. La piccola San Salvo Diesel è diventata una grande San Salvo Diesel, e fortunatamente, diciamo così, i figli hanno avuto la voglia e l'intraprendenza di far crescere l'azienda. Quindi poi negli anni noi ci siamo buttati a capofitto in questa società, io, mio fratello e i miei cugini, sono altri due, quindi siamo totali quattro soci, e abbiamo preso in mano le redini di questa società e l'abbiamo portata avanti. E adesso, grazie alla Piolanti Truck, abbiamo deciso di abbracciare il marchio Mercedes-Benz Truck e fare un salto di qualità, perché conosciamo tutti il marchio, quindi conosciamo bene qual è la qualità di Mercedes. E niente, speriamo, oggi abbiamo fatto questa inaugurazione, abbiamo deciso insieme alla Piolanti di fare una giornata open proprio da dedicare ai nostri clienti, a quelli attuali e anche a quelli futuri, perché speriamo di poter allargare e di poter offrire ai clienti futuri una buona assistenza, un'assistenza che nella zona mancava, non c'era, non era presente. La Mercedes ha creduto in noi e ci ha dato questa opportunità. Dunque una sinergia perfetta tra assistenza e punto vendita, quindi si trova veramente ogni tipologia di servizio inerente al settore. Perfetto, sì, infatti insieme abbiamo cercato di creare questa sinergia, quindi diciamo che in questo punto abbiamo tutto, abbiamo il punto vendita e abbiamo l'assistenza, quindi per qualsiasi esigenza, qualsiasi necessità noi ci siamo e siamo presenti, sperando di fare un buon lavoro. Come si è svolta la giornata? Dunque, all'inizio abbiamo creato un momento per noi, quindi abbiamo fatto una piccola inaugurazione con la presenza del nostro sindaco, Tiziana Magnacca, del parroco, Don Beniamino. E niente, c'è stata tanta emozione, perché è una cosa che i nostri genitori non avevano ancora fatto, quindi noi ci eravamo trasferiti in questa sede nuova circa 20 anni fa, però i nostri genitori, presi dalla foga del lavoro, di altro, non hanno pensato, ecco, alla fase inaugurativa. Quindi siccome poi insieme alla Mercedes-Benz abbiamo fatto un restyling anche dell'azienda, abbiamo deciso di cogliere la palla al balzo e abbiamo fatto un momento inaugurativo dedicato proprio alla San Salvo Diesel. E poi, ecco, durante il corso della giornata, con l'aiuto di Piolanti, abbiamo fatto provare i mezzi, quindi ci sono stati due test drive che sono stati su strada, quindi i nostri clienti li hanno provati, ci sono stati dei mezzi in esposizione, la gente è stata contenta perché comunque ha visto mezzi nuovi, hanno fatto le foto con lo stemma, ecco, l'orgoglio è lo stemma, quindi è stata una bella giornata, adesso abbiamo tagliato la torta, una giornata, una festa, diciamo, una festa, una bella festa. Per celebrare sicuramente una bellissima iniziativa che segna un punto fermo nella vostra storia. Sì, questo è vero, speriamo che, insomma, i nostri hanno dato tanto, adesso speriamo noi, con l'aiuto di Mercedes-Benz, di poter dare altrettanto e quindi di poter dare un bello slancio, una cosa bella per noi, per i nostri ragazzi che ci aiutano e ci sostengono, e per il nostro paese. Giacomo Piolanti, direttore vendite Gruppo Piolanti, oggi qui una tappa importante anche per la Piolanti. Sì,
Siamo entrati, diciamo che il territorio abruzzese lo conosciamo da oltre 30 anni, anche personalmente lo conosco da circa dal 1989 quando ho intrapreso l'attività di famiglia e oggi abbiamo proiettato anche in occasione di questa inaugurazione il nostro video che rappresenta il nostro gruppo con mio padre, il fondatore, che proprio 40 anni fa fondò la Piolanti come un'attività di ricambi per poi nei periodi successivi con l'entrata prima di mio fratello e poi la mia entrata si è trasformata l'azienda mantenendo sempre comunque come business il nostro vecchio business di ricambi ma chiaramente sviluppando l'azienda nel settore automotive e macchine da calcestruzzo e macchine movimento terra. Vorrei raccontarvi qualcosa della mia storia, della storia della Piolanti. Molti di voi non la conoscono, non sanno come è nata la Piolanti. Nel 1967 mi diplomai, perito agrario. Non avevo finito la scuola che già avevo un lavoro. Mi chiamarono subito perché ero molto, molto intraprendente e mi sapevo distinguere rispetto agli altri. E difatti trovai subito il lavoro. Il sogno che avevo però nel cassetto non era quello di fare il dipendente, ma era quello di lavorare in proprio. Dopo un'esperienza fatta in una società di Ravenna, una società che vendeva ricambi per autocarri, ho deciso di intraprendere l'attività in proprio. L'attività di ricambista avevo avuto la possibilità di conoscere e capire come si poteva intraprendere questa attività, per cui decisi di partire già dal 1979. Per quanto riguarda la nostra presenza oggi, in collaborazione appunto con la San Salvo Diesel, hanno creato diciamo, questo punto di assistenza e noi all'interno un nostro punto vendita ed esposizione del marchio Mercedes-Benz, il quale stiamo portando avanti in Abruzzo da 2 anni. E quindi stiamo creando nuovi punti di assistenza, chiaramente in collaborazione con imprenditori locali che intendono investire assieme a noi, e punti vendita sul territorio abruzzese e molisano per avere sempre una presenza sempre più forte e consistente in questi territori da noi già conosciuti da tempo. Quindi per noi oggi è un orgoglio essere qui, con questa famiglia che veramente stimiamo e con la quale lavoriamo da tanto tempo e sperando di fare cose buone per questo territorio, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per chi anche ci vive. E, quindi siamo molto orgogliosi di essere presenti in Abruzzo, noi siamo romagnoli e amiamo questo territorio, questo popolo di brave persone e speriamo di fare un buon lavoro assieme anche alla famiglia D'Ortone.